Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un video un po' particolare. Infatti la T3 Distribution, un'azienda che importa in Italia grandi marchi di attrezzatura di pesca sportiva come Vulcain, Van Fuck e molte altre ancora, ci ha inviato questo pacco contenente un po' di attrezzatura e andremo adesso insieme a voi a scoprire di che cosa si tratta. Iniziamo quindi a fare l'unboxing e apriamo la confezione. E iniziamo subito a farvi vedere questo bellissimo cappello della Vulcain. Bellissimo cappello, guardate. Continuiamo ad aprire. E qui ecco un altro cappellino, sempre Vulcain. E questa è la versione invernale che in questo periodo ci aiuta a non avere troppo freddo quando siamo in pesca. Continuiamo e guardate qui abbiamo la bellissima felpa della Vulcain. Beh, a questo punto prendiamoci un attimo e proviamo ad indossare cappello e felpa. Eccoci di ritorno, abbiamo indossato il cappello della Vulcain e questa bellissima felpa con la nostra spilla Fish Hunters. E adesso andremo nel dettaglio a vedere cosa ci riserva ancora il contenuto di questa scatola. Qui abbiamo alcuni pacchetti di ami che poi vedremo. Ecco dei crank, andiamo a metterli qui. E infine abbiamo diversi pacchetti di spoon, tanti sacchettini con diverse tipologie di spoon che adesso andremo a vedere. Qui ve ne sono ancora. E qui degli altri. Adesso abbiamo svuotato la scatola e andremo a vedere nel dettaglio i singoli spoon e crank che abbiamo qui. E ora facciamo una panoramica dei crank, degli spoon e degli ami che ci ha mandato la T3 Distribution. In fila e distinti per tipologia di spoon. Infatti ne abbiamo di differenti tipologie che andremo a vedere ora da vicino. E ora iniziamo a vedere più da vicino questo materiale e non possiamo che cominciare con il mitico Vulcain Hydram. Si tratta di un crank snodato in quattro sezioni da utilizzare in un recupero molto lento. Questo crank lo abbiamo conosciuto utilizzandolo per la prima volta in una gara a trotaria e ci ha dato degli ottimi risultati, anzi fantastici,
perché grazie a questo crank sono riuscito ad arrivare alla finale di una bellissima gara e a vincerla. È stata un'emozione indescrivibile e abbiamo visto durante la gara che le trote, anche le più apatiche, erano molto stimolate dal movimento di questa esca e abbiamo ottenuto diversi attacchi, in particolare sugli stop and go. Un'esca bellissima che porteremo sempre con noi in gara. La T3 Distribution ci ha fornito due modelli. Il primo è quello floating, da utilizzare quando le trote sono più in superficie, quindi nei primi strati d'acqua. Il secondo è quello sinking, più affondante, da utilizzare in particolar modo nella stagione fredda, quando le trote stazionano molto sul fondo. Vediamo ora gli altri crank che ci ha fornito in questa confezione la T3 Distribution, e si tratta del Kuga Nano. Bellissimo questo piccolo crank, ha una forma più ridotta rispetto ai Kuga che erano i primi crank di casa Viking. La versione più piccola è studiata per stimolare le trote, anche qua più sospettose. Come vedete è un crank molto compatto con una paletta voluminosa che tende a farlo scendere. Vedremo in acqua quale sarà il suo comportamento. Siamo proprio curiosi perché questi modelli non li abbiamo ancora provati. Qui ne abbiamo un altro, una diversa colorazione, più chiara. Ve li facciamo vedere da vicino tutti e due. Il Kuga Nano. E presto li proveremo in pesca. Il primo spoon che andiamo a vedere è il mitico High Burst della Viking. Questo spoon è il primo ad essere stato costruito e realizzato in casa Viking. Ha una forma molto caratteristica e particolare. Vedete come è rialzata questa parte. Noi qui ne abbiamo diversi modelli che arrivano fino al più piccolo, a 0,8 grammi. Qui ne abbiamo un altro di diversa colorazione, questo è l'High Burst X. È uno spoon che ha un accentuato wobbing, scodinzolio, che stimola molto le trote, viene utilizzato in particolare nei momenti in cui le trote sono molto attive e non vediamo l'ora di provarlo. E ora andiamo a vedere il Viking Sheila. Questo spoon bellissimo, qui ne abbiamo di due diverse colorazioni, la grammatura è la stessa, uno scuro, quindi da utilizzare su trote più apatiche, colori più naturali, e uno questo colore fucsia giallo puntinato, da utilizzare su trote molto più. Si tratta di uno spoon da poter utilizzare su diversi strati d'acqua ed è caratterizzato da una grande stabilità, e anche questo lo andremo a breve a scoprire. E ora andiamo a vedere da vicino l'Ice Fake. Eccolo, questo è un altro modello di spoon della Viking. Qui abbiamo due diverse colorazioni, rosa con una striscia verde e il retro bianco, e questo giallo con dei puntini fucsia e il retro fucsia. È uno spoon
con una forma più allungata. Questo spoon è stato studiato per affrontare situazioni in cui le trote sono molto apatiche, permette un recupero molto lento e consentendo contemporaneamente di avere un movimento molto fluttuante che stimola le trote. E andiamo a vedere ora degli spoon ideati per insidiare le trote sul fondo. Si tratta del Mark Sigma. Qui abbiamo due diverse colorazioni. Si tratta, come vedete, di uno spoon molto compatto che consente quindi un'ottima lavorazione sul fondale con un recupero lineare e magari anche con degli stop and go. Andremo a testarlo e a provarlo. Bellissimo. E ora andiamo a vedere uno dei micro spoon più famosi di casa Vulcain. Stiamo parlando dello Shinon. Si tratta di uno spoon studiato per stimolare le trote più apatiche grazie alla silhouette molto stretta e alle grandi vibrazioni provocate dal suo wobbing molto rapido. Bellissimo. Qui vi facciamo vedere altri colori che ci ha fornito la T3 Distribution, veramente belli. Penso che diventerà uno dei nostri spoon preferiti per le situazioni di ricerca e non vediamo veramente l'ora di provarlo in pesca. Ultimo modello di spoon che andiamo a vedere è il Vulcain Circle. Ne abbiamo qui di due colorazioni molto belle. Guardate, come vedete si tratta di uno spoon rotondeggiante da utilizzare quando le trote sono sul fondo con un recupero lineare o anche facendolo saltellare sul fondale. È adatto appunto per stimolare le trote che si trovano in questo strato d'acqua e quindi in situazioni in inverno, specialmente quando le trote sono più piantate sul fondo, può risolvere le situazioni più intricate. Infine andiamo a vedere gli ami del prestigioso brand Van Fuck che ci ha fornito la T3 Distribution. Si tratta di ami studiati appositamente per la pesca trotaria, in particolare questo modello, l'SP11, in due versioni da 6 e 8 di differenti dimensioni, è caratterizzato da un filo dell'amo molto sottile che consente in particolare l'uso su micro spoon di allamare ancora più facilmente la trota. A questo punto non ci resta che andare a montare questi ami sulle esche che abbiamo visto e prossimamente realizzeremo un video in un lago dove proveremo singolarmente questi spoon e questi crank e vi faremo vedere poi le catture che saremmo riusciti a fare. Per questo video è tutto, vi ringraziamo per averci seguito, ringraziamo ancora la T3 Distribution per averci fornito tutta questa bellissima attrezzatura, Vulcain, Van Fuck, e vi salutiamo al prossimo video. Ciao a tutti!
siamo io e Mauro e abbiamo deciso di divertirci pescando tutti e due con l'Hydram, con la stessa esca, stesso colore. Dai, vediamo come va. Bocca al lupo. Ah no, ce l'ho ancora attaccato. Eccolo. Perso. È stato un salto. Bravo. E basta saltare, figlia. Sì, ma continua a saltare. Pesce. L'ho sporcato tutto. Qua un bel pareggio, dai, ci siamo divertiti. Grandissimi sempre, sempre battaglie con Mauro.